aspettato, non si sapeva che fine si faceva, perché allora non è come adesso che magari telefonavano via radio, mandavano già niente. Però c'era una corvetta nostra, la corvetta Cigno, che l'unica che non è stata colpita, che si allontanò. Ma noi pensavamo che si era affondata anche lei, perché stava più avanti a noi, stati come affondato pure questa. E non so come dopo tante ore, durante la notte, diciamo la notte dopo il 13, perché, cioè 13 sempre fino alle 7, alle 8 di sera, sempre il 13. Ma non so, dopo tardi, verso ancora tardi, si sentiva, io cominciavo a sentire un certo rumore, sul mare si sente queste cose. E me ne accorsi che più stato rumore si avvicinava. Stavo sul rumore, si avvicinava e mi accorsi che era una nave, dico, o italiana, o tedesca, o inglese, o francese, una ci viene a bordo, speriamo, dico, ci viene a salvare. E cominciavo a battere le mani sull'acqua io, perché di notte l'acqua diventa fluorescente, battendola, capito? Diventa fluorescente, è più facile, te potevano vedere, se non facevi a fatte vedere. Sono stato l'ultimo a essere recuperato. Uno può dire, come hai fatto a sapere che eri l'ultimo? Perché appena messo a bordo a me la nave, adesso la navigazione, e ci siamo rifermati a Marsala, siamo sbarcati a Marsala.